giro per il centro di Palermo. Siamo nel quartiere La Calza. Sì, uno dei quartieri più antichi. Quartiere arabo. Chiusa. Andiamo di là. Palermo, città che dà sul mare, è stata continuamente nel corso dei secoli attaccata da varie popolazioni arabe, turche, normanne. Quindi queste popolazioni avevano costruito queste mura per evitare gli accessi. Il mare è a pochi metri, saranno 100 metri, quindi questo era uno degli accessi. L'accesso a Palermo è diventato casa per il Rom. E adesso mangiamo, cosa mangiamo? Street food? Sì. Palermitano. Volevo mangiare qualcosa di buono, quindi essendo alla calza veniamo da Chiluzzo, che fa cose spettacolari. Io mi sono preso il panino con le crocche e panelle, che già ho iniziato a mangiare, ed è una cosa tipica. Le panelle praticamente sono una farina di ceci bollita, lavorata, poi fatta indurire, viene tagliata a fettine e poi viene fritta. Le crocche invece sono praticamente le patate bollite, passate, fatte tipo a purè, appallottolate con le spezie, quindi ci si mette pepe, anche prezzemolo, menta, e vengono fritte pure. E si mangiano col pane oppure senza. Però qua si trovano anche altre cose. Tutte le specialità di Palermo, sì, panelle, ma... crocche. Poi comunque loro fanno anche la caponata, arancine, sì, melanzane fatte in tutti i modi, insomma, diciamo che come sì, gastronomia si può assaggiare un po' di tutto qua. Poi visitando il centro, La Calza, il centro storico, sì, viene a due passi, molto comodo. Ed è anche economico perché si mangia, si paga bene. Mangi panini? Manco. Vado a mangiare. Io non ne ho mangiare, Gioia. Non ne ho mangiare. Io devo fare un po' più. Camminare per Palermo è un continuo riscoprire chiese ad ogni angolo. Nel vero senso della parola. Thank you.
Questo è un altro esempio di chiesa barocca. Penso che sia pure questa barocca, non so se è fatta dai gesuiti come la casa professa, ma l'interno è barocco. Proseguiamo. Dalla via Alloro ci ritroviamo davanti la scalinata per accedere alle mura delle cattive, una terrazza passeggiata divenuta monumento. Palermo verso la fine del 1500 era cinta da robuste mura protettive, rinforzate da 12 bastioni. Nella zona della Calza, l'antico quartiere arabo, le mura separavano la città dal mare, fin quando, nel 1581, fu costruito il lungomare per ordine del viceré Marco Antonio Colonna e fu arredato da un teatro marmoreo e diverse statue, mentre le mura furono interrotte con la costruzione della Porta dei Greci e Porta Felice. Di questa cortina muraria ne è rimasta solo un tratto che collega Porta Felice dalla piazza Santo Spirito alla via Alloro. Sulla passeggiata si affacciano le terrazze dei piani superiori di alcuni notevoli palazzi nobiliari: Palazzo Benso, Palazzo Branciforti Butera, Palazzo Piraino e Palazzo Galati Lampedusa. Nel 1813 il principe di Campofranco, Don Antonio Lucchesi Palli, decise di sfruttare il camminamento per realizzare una pubblica passeggiata più riservata rispetto al lungomare sottostante e per questo frequentata dalle cattive, in siciliano vedove. Da qui fu denominata appunto passeggiata delle cattive o mura delle cattive, dal latino captive, prigioniere, riferita appunto alle vedove prigioniere del dolore dato dal lutto. Presso l'ingresso adiacente Porta Felice si ergono due erme, realizzate nel 1827 da Girolamo Bagnasco. Danneggiata dai bombardamenti aerei durante la Seconda Guerra Mondiale e abbandonata al degrado, fu restaurata nel 1997 e riaperta al pubblico nel 1998.